buon pomeriggio. Continuano i lavori di questa consultazione nazionale. Oggi è il turno delle associazioni di categoria del mondo imprenditoriale, Confindustria e tutte le altre sigle, anche piccole, medie imprese, servizi, logistica. È un confronto molto interessante. Stiamo presentando a loro il nostro piano di rilancio. È un piano di rilancio che abbiamo visto è stato molto apprezzato, poi abbiamo detto loro di farci pervenire osservazioni, idee, suggerimenti, siamo disponibili a raccoglierle e ovviamente vorremmo la settimana prossima, l'ho già annunciato, completare il piano di rilancio, rivederlo e poi completarlo. Il clima è molto proficuo, viene apprezzato alla grande determinazione del governo di dover procedere speditamente con questo progetto strategico, anche perché dobbiamo approfittare di questa occasione per rilanciare le sorti del Paese. Abbiamo una grande responsabilità, vogliamo condividerla anche con loro. Mi sembra che il mondo imprenditoriale ci sia, abbiamo anche sottolineato come il Governo non abbia alcun pregiudizio ideologico, né assolutamente dal punto di vista pratico, nessuna controindicazione a offrire un sostegno alle imprese, a intervenire per assicurare maggiore produttività al Paese, quello di cui abbiamo bisogno. Gli ultimi 20 anni non siamo cresciuti affatto in termini di produttività, prodotto interno lordo e produttività sono i due indici che ci hanno visto penalizzati a livello europeo. Continueremo con questo clima, adesso avremo ancora un'oretta buona di confronto e poi ne trarremo le conclusioni. Grazie Presidente, continuano questi confronti importanti con tutti i settori produttivi ai quali vogliamo dire che il Governo ha le idee chiare su cosa serve al Paese per affrontare un periodo di difficoltà ma che può diventare un periodo di svolta per i nostri sistemi produttivi. Come diceva il Presidente, ad esempio il tema della produttività è un fattore centrale nel nostro piano di rilancio per l'Italia. Vogliamo introdurre un grande piano che riguarda l'impresa 4.0 Plus, cioè i grandi investimenti nelle tecnologie di frontiera, intelligenza artificiale, blockchain, quantum computing. Abbiamo bisogno di investimenti e vogliamo accompagnare le imprese in questo per la transizione verso una produttività sostenibile, una produzione sostenibile, le attività che devono essere produttive da un lato ma compatibili con l'ambiente e rispettose dell'ambiente dall'altro. E ovviamente dobbiamo rafforzare, potenziare e rendere triennale il piano transizione 4.0, il classico erede dell'industria e impresa 4.0. Dobbiamo affrontare il tema dell'innovazione garantendo la capacità anche delle piccole imprese di innovare attraverso azioni mirate sul trasferimento tecnologico. Eneatech sarà una risposta fondamentale in questo senso ed è l'obiettivo del governo rafforzare il sistema delle start-up. E poi penso a quello che questa crisi ci ha insegnato, la difficoltà nell'accesso alla rete. Non possiamo pensare di arrivare al 2023 per realizzare il piano della banda ultralarga, c'è bisogno di una rete unica nazionale che consenta a cittadini e imprese l'accesso rapido ai servizi digitali. Altro tema fondamentale è quello dell'idrogeno, crediamo che sia una tecnologia ancora forse non matura ma sulla quale va fatto un grande investimento, rafforzare l'IPCEI dell'idrogeno. E sarà fondamentale che il governo in questo accompagni i nostri grandi player che stanno lavorando per non restare sganciati dal treno europeo sull'idrogeno. E poi il grande tema di come attrarre gli investimenti dall'estero, va fatto un ragionamento forte sul reshoring, sulle politiche anche fiscali, ne parlerà il ministro Gualtieri, per far sì che le imprese che hanno delocalizzato riportino le produzioni in Italia. Credo che il governo appunto stia lavorando per rafforzare anche e soprattutto le filiere, le grandi filiere del nostro paese. Abbiamo dei campioni nazionali, campioni europei, ad esempio le partecipate di Stato che garantiscono poi un processo di filiera che dà garanzia del mantenimento alto nella catena del valore. Dobbiamo rafforzare quelle filiere, penso a un piano nazionale sull'acciaio. L'automotive è in discussione in questo momento un emendamento al decreto rilancio che consentirà di
affrontare la grande crisi del settore dell'automotive, una filiera importantissima, ma penso al tema dell'edilizia, abbiamo fatto il bonus, eco bonus e sisma bonus al 110%, dobbiamo rafforzare il sistema di bonus, renderli organici e incentivare un settore, quello dell'edilizia, che è in crisi da molti anni, ma che è un motore trainante per il nostro paese. Sì, la discussione di oggi sta evidenziando che c'è condivisione sull'impostazione che abbiamo scelto fin dall'inizio. Ecco, qui non si tratta solo, si tratta anche naturalmente di contenere gli effetti economici di questa pandemia, ma di cogliere l'opportunità storica per affrontare e superare dei problemi strutturali, storici di questo paese, che ne frenano la capacità di crescita, che ne aumentano le diseguaglianze sociali e territoriali. E quindi dobbiamo mettere mano a questi nodi, e per questo serve un programma ambizioso che va preparato accuratamente, e credo anche sui tempi ci sia stata finalmente piena condivisione. I punti che ci sono stati posti sono punti che rientrano nel nostro impianto, lo ha ricordato adesso il Ministro Patuanelli, il Presidente Conte: il rafforzamento della produttività, miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione, e sono punti, e naturalmente anche la garanzia di un equilibrio della finanza pubblica, che per noi deve essere perseguito naturalmente rafforzando la crescita e il potenziale di crescita del Paese, ma anche presentando, e lo faremo a settembre, per questo noi presenteremo poi lo specifico recovery plan a settembre insieme alla nota di aggiornamento del DEF, insieme a un piano di finanza pubblica che mostrerà bene come noi intendiamo conciliare un percorso di crescita e politiche di bilancio a sostegno della crescita e della coesione a un percorso di riduzione del nostro debito pubblico. Da questo punto di vista anche fare buon uso delle risorse europee è fondamentale, e proprio per questo il lavoro approfondito che stiamo svolgendo e anche le proposte che stiamo raccogliendo sono molto importanti. Approfitto anche per dire che, a proposito dell'implementazione, che proprio oggi abbiamo pubblicato il decreto che stanzia che trasferisce 430 milioni a MCC per consentirgli di procedere all'aumento di capitale della Banca Popolare di Bari, è un dossier su cui lavoravamo da molto tempo, complesso, che si sta avvicinando a una positiva conclusione, quindi siamo molto soddisfatti. Naturalmente adesso lavoreremo per il buon esito dell'assemblea. Buonasera Presidente, buonasera Ministri. Nel confronto di oggi con il Governo, il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, ha chiesto la restituzione di 3,4 miliardi di accise energetiche impropriamente pagate dalle imprese, richiamando una vecchia sentenza della Corte di Cassazione. Io le chiedo cosa intenda fare il Governo su questo punto, e poi ne approfitto anche per chiederle cosa sente di dire a Fratelli d'Italia e Lega, che oggi, nonostante i suoi appelli alla coesione, hanno deciso di disertare le aule parlamentari. La ringrazio. Per quanto riguarda il primo punto, la sentenza mi permetta di correggerla, ahimè, mi dispiace di correggerla, ma non è vecchia, è di fine 2019, quindi è un contenzioso stato imprese che si è sviluppato a seguito di questo accertamento recente giudiziario, e i nostri uffici ci lavoreranno. Insomma, oggi il tema è il piano di rilancio. Vogliamo un po' alto, questa è una questione, una partita a dare e avere che verrà risolta dai nostri uffici. E per quanto riguarda il secondo aspetto, sì, oggi mi sono un po' sorpreso, perché in realtà sono un po' disorientato, perché ho invitato le forze di opposizione qui in questo luogo di alta rappresentanza, è stato detto che non andava bene perché non era istituzionale. Oggi mi hanno detto vieni in Parlamento, sono stato in Parlamento e poi si sono allontanate. Adesso sono un po' confuso, insomma, dobbiamo capire dove dobbiamo incontrarci, ma ce la faremo. Posso aggiungere su questo punto delle accise, solo per precisare, appunto, un tema molto, diciamo così, importante, concreto, ma non tanto di prospettiva. È una questione tecnica, e naturalmente Confindustria sa benissimo che lo Stato farà la sua parte. C'è una questione tecnica, naturalmente, che questi rimborsi non possono pagare due volte delle spese sono state dedotte, quindi c'è un elemento procedurale che, come sa molto bene
Confindustria va affrontato e risolto con una buona volontà da parte di tutti, se proprio si vuole risolvere questa cosa che riguarda una vecchissima accisa che risale al 1998. Nulla. Andrà risolta. Ma senz'altro. Tagli G24, Massimo Leone. Sì, Presidente, buonasera. Oggi Salvini ha dichiarato che il governo sta seguendo un modello CGL e non il modello Genova per quello che riguarda, diciamo, l'accelerazione su varie questioni. Le volevo chiedere che fine ha fatto il decreto semplificazione e se ha cambiato idea sulla questione del codice degli appalti, se vada modificato o meno. Un'altra cosa, volevo capire se in queste ore ha avuto modo di parlare con i suoi colleghi del Consiglio europeo per capire quali auspici ci sono oggi rispetto all'appuntamento, che è il primo dopo la decisione della Commissione, della proposta della Commissione. Grazie. Non abbiamo ancora anticipato alle opposizioni la bozza del decreto semplificazione, sulla quale ancora, mentre ero in riunione qui, gli uffici di Palazzo Chigi mi aggiornavano, perché stiamo continuando a lavorare anche in questi giorni e ci aggiorniamo costantemente. Quindi parlare di modello CGL, modello Genova, insomma, e dare dei giudizi mi sembra improvvido in questo momento. I passaggi dovrebbero completarsi questa settimana. Quindi io spero che quando termineremo qui avremo definitivamente un testo, e voglio dirlo già la settimana prossima, mi piacerebbe molto portarlo già in Consiglio dei Ministri. Ovviamente dobbiamo ancora confrontarci con le forze di maggioranza, perché è un testo molto importante, come ho detto, è la premessa di tutte del piano di rilancio a cui stiamo lavorando, è la premessa per far correre questo piano di rilancio, per tutti questi progetti concreti che stiamo presentando in questi giorni. Però sicuramente vedrete che ci sarà una sostanziale semplificazione, quindi non capisco cosa significhi modello CGL. Per noi il modello CGL è il lavoro che abbiamo fatto, non solo con la CGL, con tutte le sigle dei lavoratori, quando in un momento di epidemia, ad esempio, siamo stati fino a notte fonda per concordare, ma anche con le associazioni degli imprenditori, protocolli di sicurezza per consentire ai nostri genitori, parenti, conoscenti, amici di andare a lavorare nei luoghi di lavoro in sicurezza. Quindi deridere, diciamo, il lavoro che viene fatto con i sindacati mi sembra che non porti molto lontano. Sul Consiglio europeo? Sul Consiglio europeo siamo in aggiornamento ovviamente con i leader, queste sono le ore in cui ci aggiorniamo un po' sulle possibili, diciamo, sulle discussioni che andremo a fare. Il clima è relativamente buono, ma come ho già detto anche oggi in Parlamento, sarà un passaggio, diciamo, consultivo. Sicuramente ci saranno sensibilità, posizioni ancora differenti. Non sarà quello di venerdì il Consiglio europeo che prenderà la decisione finale. Dobbiamo aspettare il prossimo ancora. Salve, buonasera Presidente. Buonasera. Domani ci sarà una prima riunione sulle eventuali modifiche dei decreti di sicurezza. Volevo capire quali saranno più o meno i passaggi temporali che lei ha intenzione di mettere in campo, insomma, se è possibile che già entro 10 giorni si possa arrivare a una modifica, e se vede comunque, insomma, una prospettiva di tensione tra chi vuole soltanto recepire delle osservazioni del Presidente della Repubblica e chi invece chiede che siano cancellate alcune norme dei decreti. Anche in queste ore sono stato aggiornato, c'è un confronto sulle norme di modifica dei decreti di sicurezza. Abbiamo anche anticipato, l'ho detto, che nel nostro programma di governo, quindi non scopriamo nulla di nuovo. Il concetto di sicurezza è un concetto importante. La sicurezza che garantiamo e assicuriamo ai cittadini deve essere effettiva, non deve essere solo declamata, quindi deve risolvere i problemi che questo comparto ovviamente presenta. E ci stiamo muovendo in questa direzione, innanzitutto per accogliere sicuramente le indicazioni del Presidente della Repubblica, che a suo tempo fece con lettera formale, e poi anche per raccogliere doverosamente anche un indirizzo giurisprudenziale che nel frattempo, ad esempio in materia di protezione internazionale, si è manifestato, quindi doverosamente terremo conto anche dei rilievi della giurisprudenza. Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Buonasera. Domani lei si presenterà domani sera davanti alla Commissione Regeni. Oggi il PD ha chiesto che vengano
chieste garanzie precise sui processi, sulla questione giudiziaria, per poi procedere sul lato commerciale della famosa vendita delle fregate. Sarà così, recepisce questa indicazione, e visto che ci siamo sullo stesso tema, oggi l'opposizione l'ha accusata di fare una audizione col favore delle tenebre. Faccio col favore delle tenebre perché avevo urgenza di andare davanti alla Commissione, e purtroppo è una settimana che è veramente piena di impegni istituzionali, ovviamente, non personali o di piacere. Quindi per far prima sono stato costretto a ricavare questo orario, ma ovviamente è giusto che le istituzioni, come anche vale per la Presidenza del Consiglio, per il Parlamento, lavorino a qualsiasi ora del giorno, e mi permettete di dire anche della notte. Non dobbiamo mica fare una conferenza stampa domani sera, e quindi lavorino a qualsiasi ora del giorno e della notte per portarsi avanti e avvantaggiarsi col lavoro. Domani ci sarò, non mi mettere in imbarazzo con anticipazioni di dettaglio, posso semplicemente dire che ci mancherebbe, la cooperazione giudiziaria è una richiesta che il governo fa a gran voce, l'abbiamo sempre perseguita, la rivendichiamo, la vogliamo e la perseguiremo. Buonasera Presidente, buonasera Ministri, la porto più sul piano politico. Questo grande evento è stato anticipato da sospetti e critiche che lei volesse farne una passerella internazionale anche per puntellare la sua premiership e il governo. Pensa che alla fine di questa kermesse, se così si può dire, il governo sarà rafforzato e anche la sua personale posizione alla Presidenza del Consiglio, o c'è ancora il rischio di cambi di maggioranza in corsa, di sostituzione del Premier, visto che andiamo verso questo autunno che si prevede molto molto duro? Grazie. Ma guardi, valutazioni sul rinsaldamento della maggioranza, del governo, puntellamenti, lasciamo a voi giornalisti, è giusto che facciate commenti, valutazioni. Noi pensiamo, se proprio devo dirla, se dovessimo ragionare in termini di puntellamento della nostra azione di governo, pensiamo di farlo solo e sempre e comunque con la serietà dell'impegno, con la determinazione e con il coraggio delle scelte. Siamo concentrati su questa grande prospettiva, veramente di grande responsabilità, di rilancio e ricostruzione del Paese. Questo è quello che conta. Tutto il resto sono valutazioni che è giusto farle in un dibattito politico, ma non ci compete. Grazie a tutti. Grazie tante.